La questione Ilva ArcelorMittal ormai è diventata di dominio nazionale ed internazionale, non c'è testata giornalistica, non c'è edizione che non apra sugli aggiornamenti minuto per minuto riguardanti appunto quello che sta accadendo per quanto riguarda le posizioni di ArcelorMittal e soprattutto gli sviluppi futuri. Cosa accadrà? Quella di ArcelorMittal è effettivamente una volontà di andar via o è una farsa esasperata portata alle estreme conseguenze? E se ArcelorMittal andrà via, cosa succederà? Quale sarà l'eventuale cordata? Si parla di Jindal con Arvedi o ipotesi ancora più estrema, la statalizzazione. Siamo con dei rappresentanti di USB, devo dire l'unica sigla sindacale che ha messo al primo posto la salute. Altri sindacati piegati al governo. Lei di che cosa è? Di che forza sindacale? Della FIM? Della FIM è lei? Vabbè, andiamo avanti. E allora, il bello della diretta. Allora, Vincenzo Mercurio, intanto vediamo questa vostra posizione, si enfatizza la difesa del posto di lavoro ed è una cosa sacrosanta, però parliamoci chiaro, la salute viene prima di tutto. Certo, è un dramma che questa città sta vivendo da anni, e dove ci vede un po' scegliere tra la salute e il lavoro. Questo è un dramma che noi non vogliamo accettare, noi siamo cittadini uguali a tutti quanti ed è un nostro diritto imprescindibile quello della salute e del lavoro. E oggi con gran forza rivendichiamo questa posizione che abbiamo già preso da tempo, dove diciamo, in questo anno di ArcelorMittal abbiamo sempre espresso la nostra volontà di dire che questo è un diritto che non deve essere trascurato. ArcelorMittal purtroppo già dal primo momento non ci ha dato queste certezze e noi abbiamo preso una chiara posizione all'epoca e stiamo continuando ad averlo. Il fatto che ArcelorMittal vada via per noi diciamo, è il primo passo verso la risoluzione del problema. Michele Altamura, anche qui voglio così incentrare l'attenzione con te sul fatto che i media, e io lo dico con rammarico, ma io tendo sempre a essere me stesso ed essere libero, mettono, dicevo, al primo posto la situazione occupazionale. Si pensa agli 8.000 dipendenti di ArcelorMittal, ai 3.500 dell'indotto, però non si pensa a come l'ospedale Moscati, l'oncologia, sta scoppiando e non si pensa a quanti dipendenti di ArcelorMittal, di Ilva, rischiano la vita perché è una struttura che sta crollando a pezzi. Poi avvengono le morti sul lavoro, si celebrano i funerali e l'indomani siamo punto e da capo. Purtroppo questa situazione è ormai da decenni che si va avanti così, non c'è una questione di ambientalizzazione qui in questa azienda, si evince anche dall'ultimo anno, da quando è entrato Mittal, che nell'ultimo anno si sono visti più, come dire, impianti disastrosi, manutenzione non se ne fa più, e poi il discorso anche a livello sanitario che purtroppo non c'è veramente una, nei confronti dell'operaio non ci sta una parte sanitaria per Taranto, un polo oncologico ben creato, sapendo che poi alla fine c'è una situazione industriale abbastanza grossa qui a Taranto. Sperando che con il governo, con l'interessamento del governo su questa situazione, si cerca di trovare delle migliorie a livello ambientale, sperando che poi si risolva un po' la situazione non solo occupazionale ma anche sia ambientale che sanitario. Io non sono un tecnico, ho al mio fianco Luciano Falvo che è un delegato USB, altro delegato USB, ma sento qui un odore raccapricciante, un odore di, non so, come se fosse ferro bruciato, qualcosa del genere. Di cosa si tratta? Siamo all'esterno, siamo dinanzi alla direzione. Beh, sì, sicuramente si tratta di una delle tantissime sostanze cancerogene presenti qui all'interno di questo stabilimento, sostanze che mischiate una con l'altra producono, diciamo, anche degli odori alquanto strani.
Parliamo di una fabbrica che produce inquinamento 24 su 24, così in queste condizioni. Non si è mai preso di petto la situazione affrontando la problematica pensando a un vero riammodernamento di tutti gli impianti, cosa che aveva promesso ArcelorMittal di fare, ma sono in questi ultimi 12 mesi ha fatto solo promesse, ma in realtà non ne ha mantenuta neanche mezza. Ecco, c'è il problema che chiaramente il vostro futuro, oltre che il futuro di Taranto, ma chiaramente vi sentite sospesi perché non si sa cosa accadrà, gli operai, i dipendenti che vengono sballottati, ArcelorMittal che li rimanda indietro appunto a Ilva in AS. E intanto, io lo sottolineo per l'ennesima volta, le altre sigle sindacali, e faccio nome FIM, FIOM e WILM, sono completamente appiattite rispetto ad ArcelorMittal, rispetto al governo, perché hanno paura evidentemente di mettersi contro il padrone, perché poi chiaramente mettendosi contro il padrone se ne dovrebbe, appunto, basta con questo scudo penale. Un'azienda in Italia ha questo scudo penale, cioè... Oltretutto è incostituzionale, perché sarebbe concedere la licenza di uccidere. È solo una scusa, questo dello scudo penale, perché questi già, l'intenzione di questi era di accaparrarsi gli ultimi clienti dell'Ilva, le quote di mercato e tutto il resto. Altamura, ritorniamo da Falvo, dicevo, a questo punto sembra che in buona sostanza si debba assecondare in toto, da parte di queste sigle sindacali, la volontà di ArcelorMittal. Siamo ritornati purtroppo nel medioevo dei diritti. Sì, concordo pienamente con te, anche perché ci sono delle sigle sindacali che sono sparite forse già da anni, lo hanno dimostrato con diciamo, i fatti sono che praticamente non hanno mai protestato e manifestato contro. Ma mi riallaccio al discorso di Michele, non dobbiamo vivere in un'incertezza, noi dobbiamo volere tutti insieme un'unica cosa. Innanzitutto salvaguarda occupazionale e chiusura fonti inquinanti, perché se un privato come uno dietro l'altro si è dimostrato di essere, diciamo, fasulli, perché sono solo, mi permetto di dire, chiacchiere e distintivo, noi pretendiamo dal governo che una volta per tutti, per tutte, si parli di nazionalizzazione, si faccia carico della faccenda ex Ilva, adesso ArcelorMittal, futuro di nuovo in AS, e per ripristinare gli impianti ormai rottame. Non possiamo barattare la salute con il lavoro. Per ora siamo al ridicolo, avete visto l'insegna di Ilva tolta e sostituita da quella di ArcelorMittal. Se ArcelorMittal, come sembra, andrà via, probabilmente tra 20 giorni avremo un'altra rimozione, si toglie l'insegna ArcelorMittal e chissà. L'unico lavoro che ha fatto in un anno, cambiare l'insegna. È vero. Ecco. E poi inviterei, non vedo l'ora di incontrare Bentivogli, il segretario generale della FIM, per invitarlo all'oncologico e capire un po' cosa significa il cancro. Grazie a Dio lui non ha avuto esperienze del genere. Che se ne frega dei tarantini che muoiono, per lui è importante tutelare l'occupazione e andare a braccetto col governo e con ArcelorMittal, con i padroni. Evviva la FIM, questa è la FIM.